Bella vecchi drama, siamo Granzi e siamo tornati con un nuovo video qui sul nostro canale. E oggi facciamo un video dove vi raccontiamo le... Che cos'è? Sta venendo vomitando, non so perché. Beh, perché sei in tema, perché oggi praticamente noi vi raccontiamo le nostre sbronze migliori. Perché sono praticamente le cose che uno ricorda con più... Più nitidezza. No, più nitidezza, con più... Come cazzo si dice? Che uno ricorda di più. Con più felicità, diciamo, perché sì. Con più ilarità. Sì, certo. Mi venivano soltanto questi termini, ecco. E quindi niente, oggi vi raccontiamo le nostre sbronze migliori, fin da quando, dalle prime fino ad oggi, fino all'altra settimana. Speriamo che vi piacciono, insomma. Cioè, vi piacciono. A noi non ci sono piaciute, però speriamo di divertirvi, ecco. Alla partite con la tua... Con la tua famosa, dai. Vabbè, allora. A parte che c'è stata una sua che non si può raccontare, no. Ai limiti del penale. Quindi veramente non si può raccontare. Purtroppo no. Ma soltanto di che era coinvolto Dread. Ciao Matteo. Questa qui però non la raccontiamo. No, vabbè. Intanto mi sta la curiosità, quindi probabilmente mi romperanno il cazzo su Ask. Ma veramente ai limiti del penale. Non stiamo scherzando. No, infatti. Allora, una diciamo che mi ricordo grazie ai ricordi di altri. Che sono coinvolti anche Frax e Dread in questa. E Omi, mi pare che c'era pure Omi, sì. Allora, abbiamo bevuto tanto e quello che mi ricordo io è che avevamo i braccialetti per salire in console dietro. E io ho sbrattato addosso al DJ. Cioè, dalla console, non proprio addosso al DJ. Ho sbrattato sulla console del DJ. Mi hanno cacciato, sono rientrato in qualche modo. E ho risbrattato sui divanetti dietro la console. E quindi da là proprio butta fuori e ho detto no, hai rotto il cazzo, boom, ha preso, mi ha cacciato via, ha detto di non farmi più entrare. E mi sono messo, stavo sulla casilina e mi sono messo a fare la casilina a piedi da solo, che sentivo la musica e camminavo in mezzo alla strada straubriaco. Frax non riusciva, che poi ha lasciato il giubbotto col telefono dentro. Frax gira a cercarlo tipo cane smarrito. Hai capito, con la macchina, mi vede a me che Matteo, cioè, mi fai fare e mi sonna, io mi giro, era Frax dietro con la macchina e io stavo tipo ubriaco lesso. E poi da là mi ha riportato a casa e ha detto che sono stato circa tipo 15 minuti a cercare di aprire il cancelletto con le cuffiette invece che con le chiavi. E in realtà il cancello era aperto. Lo sai, cuffiette? Sì, il cancello era aperto in realtà. Non l'hai scaricato poi alla fine? No, mi sa che quella era un'altra volta. Vabbè, comunque, o l'ho scavalcato o era aperto, non mi ricordo. Comunque è stato tipo un quarto d'ora a delirare con queste cazzo di cuffiette. E niente, poi sono andato a casa, mi sono buttato a letto e... Ah, in quella serata mi sono anche perso le lenti a contatto. Vabbè, non so come. Quello è il minimo, diciamo. Cioè, oddio, non mi ha perso più la dignità che le lenti vabbè, a contatto. Anche quello, però, vabbè. Invece la serata in cui io ho perso la dignità più di tutte era un capodanno di 3-4 anni fa. 5, forse. Tanti sì, anni fa. Tanti, sì. E... Stavamo insieme, c'era anche lui, poi c'era un altro nostro amico e basta, di quelli che sì, conoscevamo. Cioè, vabbè, poi vabbè, di conoscenza conosciamo anche gli altri, però non erano proprio del gruppo nostro. E in questo capodanno, niente, avevamo fatto la bella idea di giocare al gioco dell'oca. In questo gioco dell'oca era tipo il gioco dell'oca alcolico, quindi praticamente c'erano le cose dove tu andavi e prendevi penitenze con i sciottini. E mi è capitato, bevi tanti shot quanti sono gli occhi dentro la stanza. Calcolate, in questa stanza c'erano 20 persone, anche 30 forse. Sì. E quindi... Moltiplicate per due che sono gli occhi, perché non c'era nessun polifemo purtroppo. E moltiplicate per due e ecco qui che avrete un Daryl che sbratta 5 volte in una serata. Veramente, cioè tipo io mi alzavo dal letto e non... Cioè mi alzavo dal letto e neanche riuscivo a arrivare in bagno, che sbrattavo sullo stipite della porta e... Lo stipite della porta? E tutti, oh, di pulì, sì lo faccio domani. È rimasto sbratto tutto il giorno e domani. Il bello è che durante quella festa io ero talmente tanto ubriaco che... Mi divertivo perché dentro casa una certa era tutto bagnato. Io vedevo gente che stava meglio di me, io stavo peggio di tutti. Vedevo gente che cascava random dentro la stanza, cioè, perché era bagnato. Tutti i voli. Sembrava essere una pista, cioè, immaginatevi la pista di ghiaccio con tutta la gente che casca, no? Che vi casca davanti. E là c'era un amico mio, oh da attento che caschi, sei troppo ubriaco, boh, e casca. E io mi tagliavo perché tutti che mi dicevano di stare attento, io non cascavo e tutti davanti che cascavano a me. Quindi immaginate poi questa scena da ubriaco, era ancora più divertente. Sono uscito di fuori e non riuscivo più a smettere di ridere, cioè. Sì, ma è stato bellissimo quando il nostro amico lo ha trovato che stava facendo le moltiplicazioni addosso al muro, capito? Cioè, che parlavo con la porta. Stava con la fronte attaccato così e faceva...
2 per 2 4, 3 per 3 9. Cioè tipo boh, bambino non lo so, disagiato, capito? Infatti è stato abbastanza. Invece vogliamo raccontare quella dell'altra settimana. Ecco, sta mandando in discoteca praticamente. È stato bellissimo perché cioè io ci cioè, sono andato tutto bello fomentato e non c'è andato praticamente. Io so, non lo so perché delle volte mi piace quando bevo mi rode il culo. E quindi sono entrato, ho dato 20 euro perché abbiamo preso il tavolo. Mi sono bevuto una cosa che lui non si ricorda, che o mi sono sbagliato io, era rum, però io ho sentito che era tipo forse la droga. Prosecco la fragola, ste cazzate qua. Dopo 3 minuti, che poi, cioè, lui ha detto, dai, andiamo al bagno, non mi frega un cazzo, sono venuti, devi rimanere, Lui è andato al bagno, io, boom, io me ne sono andato a casa. Ma al bagno perché si sentia lui, meglio, non per fare niente. Poi lui doveva pure pisciare, io no. E insomma, la cosa bella che mi ha raccontato è un'altra. Sei andato a casa, tutto incazzato, ok, lì io ti ho perso, non so cosa hai fatto dopo. Sì. Cosa hai fatto dopo, non lo so, sono andato a casa, dentro la vasca. Sì, sono andato a casa, mi sono fatto tipo, non lo so, saranno stati 3 km a piedi. Tra l'altro mi sono anche rotto la maglietta e non so cascato, ve lo giuro che non so cascato, non c'ho niente qua sul gomito, è tutta sfasciata. Vabbè. In pratica sono andato a casa, sono entrato dentro casa, mi sono tolto tutto, mi sono chiuso in bagno e volevo dormire dentro la vasca, ma stavo tipo, cioè stavo. Boh, mio padre mi ha detto stavo lì lì vannanco metilico perché mi ha fatto la doccia fredda, mi dava le pizze e non mi svegliavo. E poi mi ha preso, mi ha caricato e mi ha buttato a letto. Ma la cosa che lui ha raccontato è prima tutto il preserata. Perché noi abbiamo, sì. Vabbè, abbiamo bevuto per conto nostro. Perché come sapete in discoteca un cocktail costa 10 euro. Quindi bevi prima, oltre vabbè la bottiglia che ti danno se prendi il tavolo. Bevi prima, quindi io abbiamo non me lo ricordo il preserata. Abbiamo bevuto prima e prima praticamente vabbè bevuto tutto tranquillo. Ok, stiamo con Frax, abbiamo parlato del più e del meno. Sempre quei discorsi che si fanno da ubriachi. Io volevo andare sui calci in culo, questo. Lui è andato. Sei andato sui calci in culo. Ah, sono andato sui calci in culo. Ma dai, con chi io? Con i fan, c'è stato dei fan. E lui è andato sui calci in culo con dei nostri fan che abbiamo incontrato lì a una festa del quartiere. Ma davvero? Ci sei andato, sì. Stai pure per prendere il cosetto. Tra l'altro. Ma che spettacolo! Non si è che si ricorda che c'è andato. Vabbè, comunque è andato là. E il bello è che mentre, cioè, prima di entrare in discoteca, mi ha sprezzato su una mano. Cioè stavamo per entrare dentro. Neanche eravamo entrati. Stavamo camminando tranquillamente. Io mi sento una cosa che mi bagna la mano. Mi giro, era lui che stava a sbrattare. Ma che cazzo. E c'era io. Poi per fortuna c'era il negretto. Che negretto in senso affettivo, affettuoso, che era il parcheggiatore. Che io ho detto, ti prego, dammi qualcosa. C'era una bottiglia, poraccio, d'acqua per lui. E mi ha pulito la mano con la bottiglia. Ma davvero? Lui ha detto, ragazzi, state attenti perché se entrate così non vi fanno entrare. Infatti abbiamo fatto calma un attimo. E poi siamo entrati. E non ti ricordi che mi hai sprattato su una mano. E pure sull'interno del coso. Vabbè. Non me lo ricordavo proprio. E ti ho detto pure, porca puttana. Ma era questo più o meno. Sì, sicuramente le sbiascico tanto. Poi per dire, ce ne stanno altre tipo dove, vabbè, noi tipo quando andavamo ancora a scuola, sì, andavamo a bere ogni settimana a San Lorenzo con gli amici perché era una tappa fissa. Siamo fatti a piedi da San e Lorenzo. Tutte le cose che sono successe, forse non facciamo un tempo. No, non facciamo un tempo a raccontarvele in questo video, quindi ci sarà una seconda parte perché ce ne stanno molte altre da raccontare, tipo la festa della scuola. Tipo quella volta che io stavo in cucina da solo. Una volta che lui stava a sbrattare cesso, io leggevo il giornale. Quindi vabbè, quindi ci stanno un sacco di cose da raccontare. Se vi è piaciuto questo video, lasciamo 10.000 like e vi facciamo la seconda parte a questo punto. Perché non pensavo che c'erano così tante cose. No, infatti, da me sta ricordando. Il bello è che è continuo aggiornamento questo canale. Sì, cioè, sto sabato mai. Andremo. E niente, quindi se vi è piaciuto lasciamo 10.000 like, condividete il video, sotto ci sono i nostri Instagram dove potete vedere le nostre grandissime foto da ubriachi. E quindi andate a vedere i nostri Instagram e niente ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo video come sempre, bella. Ciao.